Ciao a tutti! Allora, sul suo canale abbiamo appena finito di registrare una challenge molto carina. Sì, Post-it Challenge. Post-it Challenge si chiama. Dobbiamo, tipo il gioco delle cose. Esatto, bellissimo. È stato stradivertente. Infatti ho ancora tipo... sorriso stampato. Sì, ho la paralisi, vabbè. E invece sul mio canale volevamo farvi vedere lo shopping. Un po' di shopping in questi giorni. Che abbiamo fatto ieri. E in realtà voi l'avete visto nel vlog di sabato. Che poi vi lascio qui nell'info box, sia il mio vlog che il suo vlog. Allora, inizio io a farvi vedere. Facciamo vedere quello che abbiamo preso da Telly. Sì, esatto. Allora, in realtà è una cosa sola. Anch'io una cosa sola, però carinissima, sia la tua che la mia. Io ho preso un vestitino e vabbè, visto così in realtà non rende forse tantissimo. No, addosso è bellissimo. Però è bello svolazzante, nasconde i fianchi, la pancia, io ho sempre sta fissa qui. E mi piace molto fresco, poi adesso ti metti il vestito. No, poi le stava benissimo. È molto carino, così non si capirà poi mai. Poi ha tutte le margherite, sono margheritine, vero? Oh, fiorellini. Tipo fiorellini. Però è molto bello svolazzino. Sì, è bellissimo. Mi piace. E io invece ho preso una cosa basic, però che mi piace tantissimo. Cioè la questa gonna lunga nera. Bellissimo. Che adesso è un po' io troppo. Io sai quelli, lunga. La vedo troppo con i sandali, quelli piatti. Che da bello. Schiavo. Che bello. Sì, perché poi questa ha lo spacco qui laterale. Bellissimo. E quindi riesco. Con un toppino bianco. Sta bene. No. Poi rimane a vita alta. Io ve la straconsiglio. Costa 15,95 euro. Io non quindi neanche tanto. Devo solo farla accorciare. E quindi lo spacco mi partirà un pochettino più giù del colpaccio. 30 euro. 30 euro il tuo vestito? Tantissimo. 29,95. Pensavo 25, invece 30. 30. È costata meno la mia gonna, però è tipo una cosa leggerissima. Ma infatti ieri ci stavano lamentando del fatto che stanno aumentando sempre i prezzi anche in questi negozi, che non è che siano di così alta che qualità. Che poi prima non costavano così tanto, Telly, per esempio. Boh. Invece siamo state poi a Torino. Alle Gru, perché questo shopping è di Aosta, in realtà. Sì, perché volevamo nasconderci dentro un centro commerciale al fresco. Perché fa troppo no caldo, veramente anche in questo momento sembra di voi cioè, mi staccherei la pelle ma va bene. E quindi siamo stati alle Gru nel centro commerciale e da Bershka io non ho preso niente nonostante c'erano tante cose carine. Sì, e nel camerino gli avevo anche mostrato delle cose. Ah, però sì? Poi non lo so, non mi convincevo. Avevo provato delle cose per correre. Ah, e quella maglia lì, io l'ho provata, non mi entrava neanche, ci ho rinunciato. No, era bella quella lì, però non mi ha convinto. Ho detto forse ne ho già troppe o posso usare già le però cose. Però erano proprio carine e erano molto simili a quelle della Nike e costavano la metà. La metà, sì sì, assolutamente. Sì. Invece da Bershka io ho preso questo costume che mi piace, a parte è bella la forma. E il colore, cioè io sono già innamorata del colore. Esatto, il color Tiffany. Era bella anche la mutandina. È bellissima. Era una via di mezzo, non è enorme, ma non è neanche... No, poi è tipo questo colore, secondo me, fa stra risaltare la tantissimo, bronzatura. Tantissimo, infatti io per questo, io sono molto scura. Quando mi abbronzo fa uno sacco di colore top. Bellissimo. Top. Top. Emotion. No, emoji, è vero. Lei non ha comprato niente da Bershka, però poi da Stradivarius. No, ma cioè, a mia discolpa voglio dire che era tantissimo che non facevo shopping e c'erano delle cose che mi erano stavano bene. Sì, sì. Per una volta, cioè in questi giorni non mi sta bene nulla. Comunque, ho preso due canottiere uguali, che sono queste qui. In realtà ne ho presa una per me e per la mia amica, fatta così, perché la voleva anche lei. È semplicissima e la cosa particolare è che sul fondo ha tutto il pizzo. Ma poi veste veramente bene ed è fresca. E questa qui appunto l'ho presa sia così. E sto guardando, aspetta. Costavano 12,95 e l'ho presa anche fatta così. Che belle che sono, mi piace, vi giuro, vero, mi piacciono sono molto. Sono troppo belle. E questa mi danno l'idea di piscina, non so. Non lo so, ma anche quei pantaloncini corti, il fatto che abbia sta cosa sta bene col jeans, si appoggia bene, non lo so, erano bellissime, 12 euro, va bene. Ancora ho preso questa canotta, che anche qui secondo me non renderà nulla, però la cosa particolare è come è fatta sotto. Perché praticamente questa parte rimane... si arriccia sui fianchi e quindi non li segna troppo, rimane poi, morbida. Mi dispiace che non sono riuscita neanche a vederti, perché non ti fanno andare ovviamente non nei ti fanno camerini. Andare nei camerini con gli altri e non puoi tipo girare, scusa, aprire tutti i camerini e vedere dove può essere. Quindi non sono riuscita a farle vedere come mi stava, ma secondo me è una cosa, beh, per il tempo libero, perché... No, è carino. Vabbè, sì, ovvio, non ci vai a ballare, però. Cose del genere. Ma mi piace anche la fantasia che è un po' bella, un po' boemia. No, come si dice quando io la dico fantasia... etnico. Etnico, questo stile etnico che mi piace. E l'ultima cosa che ho preso è stata questa canottierina, così, no, magari senza. No, perché io tutte le volte alzo le maglie e c'ho davanti il l'etichetta. Ma porca miseria. Questa l'ho pagata 15,95 e è nera, è fatta tipo le canottiere.
Però con la scritta, cioè tipo le anche canottiere nel questa è molto senso con bella. le costine. Solo se poi io come le metto, con la parte davanti infilata. Dentro Infatti secondo me e è la fatta coda apposta. Perché praticamente qua rimane spacco, aperta, a me piace esatto. tanto tenerla dentro davanti. Poi anche questa è freschissima, Bellissima. Cioè sono perfette per questi giorni Bellissima. Che Madonna. È scoppiato il caldo del 15 Tropicale, di non si è mai visto. No, sì. mai, ma nessun anno qui da noi poi, Davvero? Mai. No, caldo così. Però è vero, perché io quando venivo in montagna non faceva così. No, passiamo alle Yankee. Io in realtà ne ho presa una piccolissima. No, però è buonissima, riannusiamola, ti prego. Sa di strudel, c'è una cosa incredibile, si chiama... Sa di strudel. Oddio, non so dire. Pen or esem, che vuol dire il pane di uvetta. Esatto. Mamma mia, è buonissima, sa proprio di strudel. Sono della nuova collezione, credo. Sono le nuove uscite, anche quelle che ha preso lei, aspetta, però. Passami il sacchettone di coin. Sì, lei ha preso il mondo. No, ma perché non erano solo per me, in realtà. E ho preso questa qui, che è la Jelly Beans, quindi... Jelly Belly. Però si chiama Jelly sì, Beans, sì, sì, perché è fagioli... Ah, è fagioli, le Jelly e fagioli, belli, ok. Sì. Le Jelly Belly, quindi sono queste caramelle, io ripeto. Ma guarda che è buonissima. Non l'hanno usata, bene. Non è troppo... Cioè, sa proprio di quelle caramelle. Ma di Big Bubble. Tipo... Ma sai di quando apri quei sacchettini? Sembra di quei caramelle, sacchettini sì. di caramelle. E Harry questa Potter. Qui io l'avevo vista... su internet tantissimo tempo fa, ma non l'avevo mai trovata in negozio quando e l'ho poi vista. Poi su internet a volte costano anche di più. Esatto, ma poi era sul sito della Yankee e non manda a casa. Ah, quindi no. in Italia ma non dove spedisce. Mangi, non ti manda in, non a casa, non ti manda in Italia. Ah, ok. okay. Le manda in giro e le vai a recuperare. E quindi non l'avevo presa e okay, l'ho, okay. comprata, cioè, l'ho comprata appena l'ho vista per questo. E ho trovato anche un'altra nuova che è qualcosa di spettacolare. Il cioccolato. Questa qui, no, vi giuro, se vi capita andate ad annusarla. La rubo. No, questa qui. Cioè, questa ti fa stare ma male. Ma veramente, cioè... se sei a dieta, se sei studi. A dieta, non comprarla. Non comprate questa Madonna. Candela. Si chiama cappuccino truffle. Che poi non sa di cappuccino, sa di cioccolato. Di sacher. Di no. sacher torte. No, no, è una cosa... Sì, sono un pochettino sciolte perché faceva caldissimo ieri a tornare sì, su in macchina. Effetti. Però... Vabbè, il profumo è sempre esatto, quello, è sì. buonissimo. L'ultima cosa che invece io ho comprato, l'ho comprata a Milano il giorno in cui stavo venendo qui. E finalmente dopo 3 anni che lo volevo ho comprato il Miss Dior profumo. In realtà... Sì, no, dai, ti prego racconta. C'è una storia. Chiara ha la carta oro di Sephora, quindi lei ha sempre lo sconto. Allora l'ho chiamata, in realtà l'ho chiamata mentre era in banca, quindi... Sì, però fa niente. Nel momento meno adatto della giornata. Tutta la serie, ma in realtà pensavo, cosa sta comprando da Sephora adesso? E gli ho chiesto, posso spacciarmi per te? Vado lì, ciao, sono Chiara Facchetti, ho dimenticato la carta a casa, posso darti solo il nome? E mi fa, dove abiti? Panico, dove abiti? Panico, ad Aosta. Ad Aosta, solo che lei abita in un paesino di Aosta, il paesino non me lo ricordavo. E loro vedevano il nome del paesino. E loro mi fanno, mi ha detto il nome del paesino o Gorgonzola, beh, lì sono andata sul sicuro e niente. Alla fine ho preso questo Miss Dior che mi piace tantissimo, è l'Eau de Parfum. Con il 20% con il 20% quindi costava 95, che per, comunque tanti soldi, però è un profumo, poi è grande, sono quanti... Sono 100 ml, è proprio quindi. Quello grosso. Sono contenta anche perché mi ha dato la pochettina, è carina. Non l'ho vista questa ancora. Rossa così. Con le provette... Oh. Con le provette del profumo che hai preso. No, mi sa che mi ha dato l'eau de toilette. Il nuovo? No. Ah, invece che l'eau de parfum, l'eau de toilette. Esatto. Okay. Bellina rossa. E niente, quindi questi sono i miei acquisti. E questi anche. In realtà questo è il mio è il regalo di compleanno che mi sono fatta da sola. L'autoregalo esatto. di compleanno. Haul e autoregali. Ok, abbiamo finito. È tutto quello che abbiamo comprato. Non erano tantissime cose, vabbè. Quindi siamo state bravissime. Anzi, a me servirebbe qualche magliettina per l'estate. Qualche canottiera. Però non c'era tantissimissima... Sono le solite cose. Sono le cose che sono uscite questa primavera. Le cose estive non le ho ancora sono viste. Ancora uscite, no. Secondo me. Cioè, una parte, ma non tutte, perché erano sempre molto primavera. È vero. Di che avevamo visto a Milano l'ultima volta che ero stata a Milano. Visto che era tantissimo tempo che non facevo un video haul, vorrei un mi piace di solidarietà per quanto sono stata brava ad aspettare fino ad oggi. E ad non comprare preso... neanche troppe cose. Infatti, glielo so, vi prego, mettetemelo, mi piace di solidarietà. Noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, andate anche a vedere il post-it challenge. Ciao!